messaggi e vediamo un po' quello che verrà fuori. Tanto ci ha raggiunto Cosimo Massaro. Ciao Cosimo. Ciao caro Francesco, ti saluto e saluto gli altri illustri ospiti e tutti coloro che ci stanno guardando in questo momento. Ecco, ci stavamo chiedendo se le parole di Draghi oggi in Parlamento, pongono di fatto il paese in uno stato di guerra. Guarda, ho scritto un post proprio stasera, che ho avuto un po' di tempo. Allora, cerco di dividere la cosa. So dove volevano andare a parare, so che cosa c'è dietro, però ho scritto questo post dal titolo: Questi sono dei pazzi, ci portano verso il baratro. Diciamo che la strada che devono percorrere questi signori, queste marionette del Deep State, di tutta quell'oligarchia che sta governando attualmente il mondo. Devono seguire semplicemente quei piani che hanno già scritto loro nelle camere oscure. Quindi oggi è stata veramente una giornata pessima, pessima, pessima. Mi auguro che gli italiani si rendano conto delle pericolose dichiarazioni che sono state fatte da un presidente del Consiglio non eletto da nessuno e che vuol difendere la democrazia, gli spazi democratici in altri paesi quando in Italia sono totalmente assenti, quando lui non ha nessuna legittimazione popolare. Al che poi è stato veramente, come dire, cadere proprio, vedere un Parlamento che applaude con una standing innovation. Cioè, dico, a queste dichiarazioni è veramente drammatico. Oggi sono particolarmente agitato perché le dichiarazioni che sono state fatte in Parlamento sono gravissime. Io non so se gli italiani si rendono conto di che cosa sta accadendo. Quindi mi auguro che ci sia una presa di coscienza, perché il fatto di andare verso la guerra è una cosa veramente drammatica, ma questa è voluta. Questa cosa appunto dall'elite globaliste. E, se posso, Francesco, ti vorrei citare Poi, poi. una dichiarazione di Rothschild. La fonte io l'ho presa dal ben informato giornalista Blondet e ci terrei a leggerla perché è molto chiara e fa capire che cosa sta accadendo lì in Ucraina. Vai, ne hai E facoltà. ha fatto questa dichiarazione al Parlamento inglese. E dice questo: l'Ucraina è un tassello essenziale che non possiamo perderci, permetterci di perdere nella scacchiera geopolitica. Dobbiamo mettere in ginocchio la Russia con ogni mezzo possibile per inviare un segnale forte ai cinesi e per proteggere il nostro sistema globale di norme e valori liberali. La via che abbiamo intrapreso in mancanza di azione militare significa che il nostro ordine globale è morto in piedi. Vi esorto a schierarvi più ferocemente contro la Russia e i suoi proxy, ad intensificare la guerra informativa, a correggere l'opinione soprattutto online e ad inviare armi ai nostri amici in Ucraina. Senza l'Ucraina il nostro ordine globale non sopravviverà. Cioè, se ci rendiamo conto, in effetti, delle dichiarazioni fatte da questo Rothschild, capiamo la geopolitica internazionale e anche la geopolitica di uno scontro di civiltà. La fine della storia, la tesi portata da Fukuyama, si è infranta in questo momento storico, scontrandosi contro la realtà di una storia infinita in pratica. Perché lo spirito dei popoli oggi sta uscendo fuori. Quindi quella storia finita, come riteneva lui, non è finita per nulla. Purtroppo, però, siccome non vogliono tener conto di questo, questa elite globalista e luciferina, come la identifichiamo sempre noi, mirerà allo scontro totale. Vado in conclusione anche per un'altra cosa. C'è un gioco di geopolitica internazionale tra la guerra monetaria pure. Perché la Russia si è parata, tra virgolette, fammi passare il francesismo, il culo, non avrebbe fatto mai una guerra diciamo, all'Ucraina se non si fosse coperta economicamente. Quindi gli accordi che hanno sia Russia e Cina e tutti i paesi che girano attorno nel fondare un altro sistema monetario basato anche sull'oro, dove vorranno acquistare il petrolio
con questa nuova valuta mette in crisi tutto il dollaro e tutto il petrodollaro. Quindi stiamo alle battute finali di un impero, in questo caso occidentale, ma io specifico sempre, quando dico occidentale, non confondiamo mai i popoli occidentali, lo spirito dei popoli occidentali con questa elite globalista delle multinazionali, di BlackRock e di tutto ciò che loro rappresentano, compresa la moneta debito che hanno creato nel 1694. Bene, insomma, tanto bene non va affatto. Vediamo cosa dice la Repubblica, giornale, diciamo, più violento nelle mani sempre di questi Elkan Agnelli. Dice: Kiev distrutti 10 ospedali, bombe su Mariupol. Zelensky, immaginate Genova come Mariupol. Draghi, aiutare anche con le armi, dice il discorso alla Camera. Dopodiché, in alto, torna il Covid, quasi 100.000 casi e 200 morti, positività al 15%, però. Con questi numeri, che sono molti di più di quelli dell'ottobre scorso, per esempio, dell'anno scorso nello stesso periodo probabilmente, però insomma dovremmo controllare i dati, di sicuro sono peggiori questi di ottobre e di settembre, ma non parla più nessuno di Covid. Questo ha dimostrazione che non è l'obiettività statistica del problema, è la l'isteria collettiva mediatica che condiziona la vita e le scelte della la vita della gente e le scelte della politica, Enzo. Però tanti no, non riescono a vedere come sia il burattinaio a costruire le emozioni. Cioè adesso, oggi, 200 morti, 100.000 casi, positività al 15%, non esiste. Prego, Enzo. Beh, questa è la dimostrazione che quello che si è sempre detto è confermato, cioè la narrazione pandemica era volutamente accentuata per creare appunto le premesse per certe misure che poi andavano prese. Quando l'attenzione deve essere spostata su altro, quegli stessi dati non sono più allarmanti. Quindi è una conferma indiretta, ma della quale alla fine non si accorgeranno in molti, perché tanto appunto se poi questo non viene fatto notare, qualcuno insomma passa inosservata la cosa. Mi affianco un po' al discorso che si sta facendo poco fa, siamo effettivamente di fronte a uno scontro fra globalismo e mondo multipolare. E la cosa preoccupante è che non è previsto il pareggio, cioè nel senso che comunque vada una delle due realtà è finita. E sappiamo che il globalismo non è una congrega, insomma, di dame di carità, per cui credo che il timore è che loro pensino meglio che cada Sansone con tutti i filistei, cioè sono capaci di trascinare il mondo in una catastrofe pur di non perdere. Ma purtroppo il processo ormai è irreversibile, perché appunto ormai il dollaro non può che essere abbandonato come valuta di riferimento da tutti quei paesi che hanno capito che è uno strumento di ricatto. E stiamo parlando di paesi come la Cina, l'India, il Sudafrica e il Brasile. Stiamo parlando di paesi, insomma, che determinano, sanno, metà della popolazione mondiale. Quindi il sistema di Bretton Woods, questo dicevo già l'altra volta, ormai è comunque finito. Non potremo tornare a una situazione di pareggio e di stallo come era in precedenza. Ormai si va avanti fino in fondo, e questo che è preoccupante, perché questo fino in fondo per queste elite globaliste può significare qualunque cosa sopra la nostra pelle. Purtroppo credo che questi buffoni che oggi in Parlamento hanno applaudito alle parole di Draghi non si rendono conto di cosa potrà succedere quando potrebbero cominciare ad arrivare i primi sacchi neri con i militari italiani, magari, o addirittura appunto vedere colpire direttamente, perché ormai questo è possibilissimo, cioè non si rendono conto che non c'è nulla al sicuro in questa situazione. I russi hanno dimostrato una capacità militare mostruosa, ma solamente i distratti come un Riotta possono pensare che la Russia abbia un esercito del Novecento. Hanno una tecnologia molto superiore a quella americana, chi ha voluto seguire negli ultimi anni lo sa. L'hanno dimostrato con quest'ultimo missile, con il Kinzhal, che è il missile ipersonico che gli americani non hanno. Quindi questo è spaventa appunto perché comunque una partita che da questo momento in poi non potrà essere pareggiata. Quindi speriamo che venga decisa con il minor danno possibile, ma chiaramente c'è poco da stare tranquilli. Ecco, poi noi abbiamo, il generale Mini ha spiegato che l'attacco russo
contro l'Ucraina è stato avviato con modalità, come dire, non particolarmente violente. Ha paragonato la guerra fatta dalla NATO a Belgrado, il numero dei missili lanciati contro Belgrado nelle prime ore, nei primi giorni della guerra, erano molto di più rispetto a quelle lanciate dai russi in un mese. Ecco, questo per dire chi sono quelli che colpiscono in maniera indiscriminata, senza nessun rispetto per i civili e per la vita della gente. Alfio, questi qui, insomma, quando ammazza la NATO ammazza a fin di bene, quando fa la guerra Putin la fa perché è pazzo. Ma ascolta, guarda, dunque ieri ho messo un post su Twitter, fra l'altro, no? Perché poi mi è venuto una reminiscenza riguardo a quelle che erano le guerre americane, eccetera. Ma nessuno di voi si ricorda del bombardamento di Panama City? Dunque, si parla dai 5.000 ai 7.000 morti. Tutto questo venne fatto per esautorare il famoso generale Noriega, che fra l'altro era stato messo del su dagli americani a Panama. Ma voglio dire, ma lì ci fu un intervento criminale che portò alla morte di migliaia di persone. E tutto passa sotto silenzio. Ah, naturalmente il responsabile fu George Bush Senior, fu lui che dette il via all'operazione. Per dire, quindi, insomma, voglio dire, questi qui bombardano, vanno in giro per il mondo, fanno morti, però, se qualcuno dice qualcosa su questo, ma non è la stessa cosa, perché quelle sono, operazioni di pace, sono operazioni che permettono lo sviluppo della democrazia, la caduta dei dittatori, eccetera. No? Lo ricordate tutti, insomma, Saddam Hussein, le armi di distruzione di massa, Gheddafi, quello che non gli è riuscito fortunatamente in Siria, grazie all'intervento di Putin e della Russia. Perché anche lì stavano per combinare un disastro umanitario immane. Beh, insomma, come potete vedere qui, come ripeto, la narrazione è quella che riesce a coprire ogni misfatto che viene compiuto in nome della democrazia, eccetera, eccetera. E purtroppo tutto passa dopo in cavalleria. Lo stesso, guardate anche quello è successo a Belgrado, eccetera, con i bombardamenti che ci furono nel 99. Tra l'altro erano bombardamenti, come dire, proposti da ex 68ini. Pensateci bene, no? In Italia avevamo un D'Alema, insomma, che veniva dal PC, e nell'America c'era un Clinton ex 68ino. In Inghilterra, se non erro, c'era Cameron, no Cameron, Tony Blair, un altro personaggetto della sinistra internazionale. Insomma, voglio dire, tutte queste operazioni criminali sono state compiute da persone che vengono dalla sinistra, grosso. Bene o male, o sono neocon, ex trotskisti, eccetera, oppure sono ex 68ini, eccetera. E qui in Italia, naturalmente, avevamo due personaggi istituzionali molto importanti, no? Per quanto riguarda i bombardamenti a Belgrado. Uno era il presidente della Repubblica Scalfaro. Io feci una vignetta allora, siccome gli aerei della NATO partivano da Gioia del Colle, feci una vignetta in cui c'era Scalfaro che era tutto felice e contento vedendo partire questi aerei che andavano a bombardare Belgrado. Il titolo era Gioia del Colle. Allora, poi avevamo Mattarella, anche lui, insomma, avesse detto una parola, dopo avesse fatto
un mea culpa, o per carità, mea culpa è troppo, ma insomma avesse cercato di giustificare quell'intervento lì, eccetera. Fece niente, niente, passa tutto in cavalleria. Tutto in cavalleria, i delinquenti rimangono i Putin, i Saddam, i Gheddafi, gli Assad, e il resto sono tutte persone di grande rispetto. Sì, purtroppo c'è un doppio pesismo che fa spavento. Chiudiamo, sì, fa spavento. Chiudiamo questa puntata di oggi rilanciando una parte dell'analisi fatta da Monsignor Viganò, rilanciata da Visione TV, ecco, sul sito visionetv.it, dal blog. In un passaggio Monsignor Viganò dice: il coinvolgimento della famiglia Biden nella Burisma e in altri fatti di corruzione in Ucraina è stato riconosciuto addirittura da Joe Biden in un video, così come l'operazione di propaganda mediatica per insabbiare le prove di collusioni col regime ucraino recuperate sul laptop di Hunter, le distruzioni deliberate di infrastrutture civili addebitate ai russi si stanno dimostrando dalle molteplici testimonianze di cittadini causate in gran parte dalle milizie di Zelensky, tra cui vi sono formazioni paramilitari neonaziste denunciate come colpevoli di crimini di guerra dall'ONU e da Amnesty International, sia sin dalla rivoluzione di Euromaidan. Insomma, una posizione molto forte, molto chiara e molto netta di Monsignor Viganò. Cosimo. Allora, anche le alte sfere della NATO e tanti generali americani sanno che Putin ha ragione. Lì è stato fatto un vero e proprio golpe, hanno finanziato le frange neonaziste per prendere il potere in un certo modo. Ci sta Bernie Sanders che ha fatto un intervento al congresso che ha raggelato tutti, facendo nome e cognome anche di quei generali che hanno dichiarato testualmente che l'esposizione, cioè la spinta o l'allargamento della NATO verso i paesi confinanti con la Russia sarebbe stato un gravissimo problema, perché dall'interno, non solo da Putin, tutto l'establishment russo riteneva questa cosa qui un gravissimo problema. Quindi loro sapevano tutto, hanno continuato ad andare avanti su questa linea, hanno continuato a provocare sempre e continuamente l'orso della Siberia, fino a che ad un certo punto Putin ha dovuto necessariamente reagire, anche perché sembrerebbe che ci siano state, erano state piazzate anche fabbriche di armi batteriologiche e una serie di cose che Putin sta cercando di abbattere. Allora, niente, la questione è risaputa da tutti. L'Ucraina doveva svolgere il ruolo di paese cuscinetto, quindi questa cosa è talmente lapalissiana, però se sono andati oltre perché volevano e volevano spingere appunto quel nuovo ordine mondiale all'eccesso. Però il nuovo ordine mondiale si infrangerà contro lo spirito dei popoli, quel nuovo ordine mondiale transumanista, postumanista che loro mirano ad attuare. Purtroppo ci stiamo in mezzo, come stava dicendo il caro amico Enzo, credo che questa battaglia non si fermerà in questo modo, perché questi signori sono disposti alla fine a perdere tutto, anche perché se si fermano faranno una brutta fine, allora tenteranno di portare alle estreme conseguenze questo conflitto. Naturalmente sono pienamente d'accordo con quanto dichiarato Monsignor Viganò, che è comunque una punta di riferimento per tutti noi, soprattutto anche da un punto di vista spirituale. Niente, poi se vogliamo ricordare la profezia di Fatima, diceva che la cristianità si sarebbe salvata grazie all'orso della Siberia. Sembra che tutto stia andando sotto queste profezie. Poi per chi ci crede è bene. Enzo, secondo te gli italiani di fronte, diciamo, a questa escalation troveranno il coraggio di chiedere la cacciata di Mario Draghi, cioè di questo non eletto, inviato qui, insomma, dai poteri nemici della patria e dell'interesse nazionale? Al momento no, al momento evidentemente per quanto sia finto il sostegno c'è pompato dalla stampa. Cioè, secondo te sono pronti a morire per Goldman Sachs gli italiani? No, perché non hanno ancora capito che sono praticamente invitati a fare questo, cioè non l'hanno capito, questi sono abituati troppo a ragionare in termini di finzione televisiva,
Per questo dicevo prima, quando purtroppo spero di non mai dovesse arrivare, incominciare ad arrivare non decine ma centinaia di corpi di caduti, questi si risvegliano così dall'ipnosi in cui sono caduti speriamo che si fermi lì, perché le conseguenze potrebbero essere molto pesanti. È una platea, un pubblico che pensa, non so, in corso di vedere uno spettacolo televisivo di indiani e cowboy, dove insomma, come sempre, ci hanno fatto credere che i buoni fossero i cowboy, no? Per cui non sono pronti a morire per Draghi, ma questi, cioè la maggior parte delle persone non ha capito esattamente qual è la situazione e qual è la posta in gioco. Chi l'ha capito non ha voce per dirlo. Purtroppo, ripeto, il nostro grosso problema da due anni a questa parte si chiama Parlamento, che praticamente occupato, altro che bivacco di manipoli, è occupato bene, in maniera tale che non possa esprimere se non parere consensuale conforme a quello che il globalismo impone, per cui credo che ci si risveglierà solamente bruscamente. Per chiudere, Alfio, la perderanno questa guerra i globalisti? Loro sono convinti di essere tutto il mondo. I cinesi li stanno sfottendo in continuazione, mettono la foto del mondo dove c'è solo Canada, Stati Uniti, una parte di Europa e l'Australia, e dicono ecco, questa per loro è la comunità internazionale. Però restano fuori miliardi di persone, colossi come Cina, India, Brasile, tutti i BRICS, Sudafrica, cioè tutto il mondo in via di sviluppo, il mondo in crescita è dalla parte della Russia, il vecchio mondo dominato da oligarchie oramai arrugginite invece si arrocca a difesa di un sistema che però oramai non regge più. Io ho l'impressione che vinceranno, insomma, le forze fresche, giovani, che sono intorno alla prospettiva russa, e che questo mostro occidentale è destinato a crollare anche rapidamente e miseramente, non prima però di averci trascinato tutti in questa tragedia. Questa è la mia impressione. Sì, sì. Sì, no, no, ma sono d'accordo anch'io. L'unico problema è qui è il risveglio. Più che un grande reset, qui ci vorrebbe un grande risveglio delle persone da questa ipnosi totale in cui sono cadute, perché è naturale che Fintato aveva ragione perfettamente Enzo Pennetta quando diceva che fin tanto non si vedranno i sacchi neri e roba del genere, qui la gente penserà ancora al grande fratello VIP, a tutte amici e compagnia bella, tutte le puttanate trash delle televisioni italiane, che naturalmente hanno la loro parte di responsabilità gravissima in questa ipnosi totale in cui è caduto il popolo italiano, ma non solo il popolo italiano, ma parlo anche degli altri popoli, perché quelli che erano gli squilli di rivolta, eccetera, che erano partiti da Parigi, da Berlino, da Roma, un po' si sono affievoliti, lo abbiamo visto, qui sono riusciti a mettere la mordacchia a tutti quanti, eccetera. Però questo non toglie che di fronte a uno shock veramente forte, qui non ci sia veramente un risveglio. E se ci fosse un risveglio, dico io, se ci fosse un risveglio sarebbero problemi grossi, grossi, grossi per l'establishment mondiale e globalista. Bene, cari amici, grazie per essere stati con noi oggi, davvero una puntata da record, quasi 7.000 persone contemporaneamente collegate per il talk dietro il sipario, grazie davvero, perché state dimostrando un affetto incredibile nei confronti di Visione TV, nonostante il tentativo continuo di censura da parte di YouTube, che fa parte del gruppo di Google, che ci demonetizza, impedisce anche la possibilità alla gente di trovare Visione TV attraverso una ricerca. Fate una prova, provate a scrivere Visione, vedete che non vi esce mai la Visione TV come suggerimento, insomma vi esce Visiera Becco, vi esce Visitors, ma non vi esce Visione TV, insomma, per loro non esistiamo, ma andiamo avanti lo stesso, insomma, forti del consenso dal basso che ci siamo guadagnati faticosamente con il nostro lavoro giorno dopo giorno. Grazie a Cosimo Massaro. Francesco, ti ringrazio nuovamente per avermi invitato, voglio lasciare i nostri spettatori con un messaggio positivo. I geni del male possiedono un'intelligenza cancerogena
Essi sono come il cancro in pratica, sono autodistruttivi, non hanno nessun equilibrio e si sa che l'universo si mantiene sul perfetto equilibrio, pertanto sono destinati a perdere. Manteniamo duro, cerchiamo di mantenere la fiducia che prima o poi crolleranno questi. Ecco, un saluto grazie a tutti. Cosimo con la tua iniezione, ecco, non di Covid ma di ottimismo. Grazie anche ad Alfio Crancic. Grazie a voi, a presto. Enzo Pennetta, non mi ero dimenticato di te. Grazie, grazie Francesco, saluto ad Alfio, a Cosimo e a tutti quanti. Ciao caro Enzo, un abbraccio. Ciao. Bene, grazie a tutti voi cari amici di Visione TV, vi ricordo che Visione TV si regge soltanto grazie al vostro sostegno, aiutateci donando i numeri che la regia ha mandato in sovraimpressione. Se vi va, sostenete la missione di Giorgio Bianchi in Donbass andando sul nostro sito, vi faccio vedere come, www.visionetv.it, vedete qui in alto, dov'è? Ecco, supporta Giorgio Bianchi, basta premere ed effettuare una donazione per garantire la buona riuscita del reportage di Giorgio Bianchi, che sta facendo un lavoro eccezionale a beneficio della verità, contrastando da solo, con la sua forza, con il suo coraggio, con la sua intelligenza, l'intera infernale macchinazione costruita dal mainstream dominato dalle forze peggiori e più malvagie del pianeta. Grazie a tutti voi, una buona serata.